Da rapporto dalla dimensione X, Giorgio Di Simone, entità A, Edizioni Mediterranee. La questione dell'esperienza non sta in termini di mestieri o di attività specifiche, quindi esperienze formidabili possono farsi anche in vite che apparentemente non presentano alcun interesse sociale, di lavoro, niente. Un uomo il quale per tutta la vita cerca l'elemosina può fare un'esperienza molto più grande di un uomo che per tutta la vita sta invece sul microscopio. È valido ciò che viene acquistato con calore, con intensità, con penetrazione. La cosa apparentemente più insignificante può essere di grande esperienza. In fondo lo spirito perché viene in terra? Perché ci viene tante volte? Per assimilare la materialità, l'essenza della materialità, ossia l'elemento di contrasto con la propria natura. E questo contrasto, questa esperienza di materialità, si divide in mille rivoli, mestieri, attività varie, vite complesse, ma il tutto si riassume in quello, assimilare la materialità. L'elemento di contrasto della propria essenza. Assimilare la materialità non significa assimilare le cose della materia, ma acquistare la conoscenza dell'universale insito in esse, dell'universale come elemento distinto dal particolare che è dato dalla propria persona.